GR Veneto seconda edizione, buonasera e ben ritrovati. Apriamo il nostro telegiornale con la questione del taglio delle province previsto dal decreto di revisione della spesa varato dal governo. La regione ha convocato un tavolo di coordinamento per discutere del riassetto del territorio e della redistribuzione delle competenze in attesa dell'approvazione definitiva del provvedimento. Fino a quel momento garantita la liquidità necessaria per pagare stipendi e tredicesime. Il servizio. L'allarme lo ha lanciato l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Ad agosto niente stipendio e in forse la tredicesima, ma almeno sul fronte delle province venete la situazione, almeno per ora, non è così allarmante. Abbiamo sempre detto, ma lo dimostriamo con i fatti, che siamo virtuosi. Noi abbiamo sempre i soldi per gli stipendi e i lavoratori prima di tutti. Insomma, le amministrazioni provinciali, nonostante i forti tagli e i mancati trasferimenti, non hanno per ora problemi. Di fronte a dei tagli drammatici come quelli che sono già previsti per il 2012, che per la provincia di Venezia riguardano 5.100.000 di mancati trasferimenti, ci permette di dire che comunque manterremo anche il patto di stabilità. Mentre al Senato e alla Camera è in discussione il disegno di legge di riforma delle province, la Regione, per coordinare questa fase, ha convocato un tavolo, nonostante molte cose debbano ancora essere definite. Si sono impantanati nel salvare Isernia, Matera e Terni, quindi la cosa è assolutamente ancora fluida, e al Senato anche ieri ho visto sinceramente poca chiarezza anche da parte del Governo. Cioè, ieri abbiamo chiesto a Gnudi qual è la linea del Governo, il Ministro Affari Regionali e Autonomie Locali, e ha detto vorrei saperla anch'io. Se intanto in questa fase non potranno cambiare i confini regionali, saranno invece i comuni a poter decidere se restare o meno all'interno della futura città metropolitana di Venezia. Nel testo di legge è già previsto che ci possano essere dei comuni che escono da questa realtà. Naturalmente dovranno tutti fare delle valutazioni sulla convenienza di stare da soli oppure di stare aggregati in un'entità che può garantire una più snella gestione delle funzioni pubbliche.